Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, come promesso, recensione dei libri thriller che ho letto in questo periodo di quarantena. Sono quattro, un in più rispetto a quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, perché sono passati già alcuni giorni, quindi io giustamente ho continuato a leggere. E niente, le recensioni saranno brevi e concise perché non mi piace fare recensioni troppo lunghe e non sono booktalk, non è un booktalk, quindi non vi preoccupate, sarò breve e concisa. E non ci saranno spoiler, quindi non vi preoccupate. Però partiamo subito con il primo libro, ossia I Cinque Cadaveri di Robert Bresnahan. Io necessito di altri libri dell'autore. Ma vabbè, allora partiamo dalle cose basilari. Casa editrice Newton Compton, 9,90 € il prezzo di copertina. Se lo trovate su Amazon, ovviamente lo pagherete di meno. E partiamo dalla trama. Allora, I Cinque Cadaveri ha come protagonista Kate Marshall, una giovane poliziotta che a 25 anni riesce a risolvere il suo primo caso di serial killer. Però questo fatto se lo porta dietro negli anni, soprattutto perché ci sono alcuni fattori, anche alcune persone che le ricordano ciò che ha passato anni orsono. Però il passato ritorna imperterrito, soprattutto quando qualcuno decide di essere un sosia del precedente serial killer a cui Kate ha lavorato. E quindi sarà poi nuovamente suo compito dover sgamare il nuovo serial killer, che all'inizio non era catalogato come serial killer, però poi lei riconosce in realtà tutte le caratteristiche che aveva avuto già il precedente serial killer a cui aveva lavorato. Comunque, che dire, solito thriller, non c'è niente di nuovo. C'è un serial killer che uccide le persone, che torna dopo tanti anni, quindi non c'è niente di nuovo, niente di originale, però sicuramente è un libro ben valido, che ti tiene attaccato alle pagine, quindi 4 stelle su 5, ecco, non l'ho detto. E dovete leggerlo assolutamente perché tiene incollato le pagine, nonostante, appunto, ripeto, non sia niente di originale, non è molto, molto perfetto perché, non so, non mi sembra il libro dell'anno, neanche non rientra nei miei preferiti. Sicuramente è un libro ben valido che rientra comunque nei libri da leggere e consigliare almeno una volta l'anno. Lo dovete leggere una volta nella vita, anzi, ma non esageriamo, una volta l'anno. Quelli sono altri. Quindi, secondo me, se cercate un buon thriller, non dico ottimo, potete leggere sicuramente I Cinque Cadaveri. Nel thriller si sa ormai che non si parla della trama in sé, che comunque è ben valida e cioè io adoro, ma si va a basare sui pensieri dei protagonisti, in particolare si va a parlare dei pensieri del serial killer, naturalmente, quella è la cosa che ci interessa di più. Allora, una cosa che non ho apprezzato tantissimo in realtà è sapere già dall'inizio che il serial killer del passato c'entri qualcosa, perché lo fa capire papale papale, cioè si capisce che c'è lui di dietro, cioè spiega proprio quello che lui fa per, cioè magari non fa capire subito che c'entri qualcosa con il killer del presente, però diciamo che in realtà ti ci fa arrivare, insomma, quindi già dalle prime pagine che riguardano il serial killer, quello che sta già nel manicomio, in realtà in prigione, si capisce che c'è lui dietro, soprattutto anche sua madre. Non è uno spoiler, naturalmente, perché lo si evince già dalle prime pagine riguardanti il serial killer. Poi, naturalmente, il killer del presente te lo fa capire alla fine. Non avevo capito che era lui, giuro. Quindi per questo ho dato 4 stelle, perché il finale, naturalmente, è un colpo di scena. Non è uno dei migliori, naturalmente, non ci sono rimasta tipo, Dio Madonna, però non l'avevo capito. E quindi un po' ci sono rimasta tipo, ok, potevo arrivarci, però non è stato semplice, devo dire. Quindi, per questo ho dato questa valutazione a questo libro. Poi la scrittura è molto fluida, cioè capitoli corti, io questo l'ho adorato. Io non sono amante dei capitoli lunghi, bensì di quelli corti, quindi anche questo
stato un fattore fondamentale per la mia valutazione positiva di questo libro. Ma parliamo un po' dei personaggi. Allora, partiamo da Kate. Lei purtroppo, dopo aver risolto il primo caso quando era giovane, diciamo che in realtà la sua carriera non è stata lanciata, non è stata una delle migliori negli anni, perché c'è stata una cosa che lei ha sbagliato che le ha fatto mandare un po' a farsi benedire la sua carriera. Ovviamente non lo dirò perché sarà spoiler, si ritrova quindi a lavorare in università. Lei insegna in criminologia, in facoltà di criminologia, insieme a un ragazzo giovanissimo di 21 anni che sarà il suo assistente, che poi l'aiuterà nel caso nuovo, diciamo quello del presente. E una cosa che mi è piaciuta tra i due è che c'è complicità, si capiscono, perché lei ovviamente ha già lavorato in precedenza in polizia, lui vorrebbe tanto farlo, gli piacerebbe risolvere casi, soprattutto quando si tratta di casi di omicidio, di serial killer, queste cose qui. E mi è piaciuto molto il fatto che lui si dà da fare, nonostante sia molto giovane, sia in università sia in questo caso del serial killer, perché lui vuole raggiungere i suoi obiettivi, si pone gli obiettivi e vuole raggiungere a tutti i costi. Mi è piaciuto anche il fatto che Kate lo aiuti. Kate lo aiuta sicuramente, e questa loro complicità l'ho adorata. Sicuramente il suo assistente è stato il mio personaggio preferito, e nonostante non sia il personaggio uno dei principali, sì, certo, è importante per la storia, perché poi dovrà occuparsi del caso da solo, senza l'aiuto di Kate, quindi sarà fondamentale poi verso la fine per il caso. E per questo mi è piaciuto tanto questo personaggio. Credo che se dovessi incontrarlo dal vivo, cioè, io svengo, vabbè. Non è che sia neanche bellissimo, certo, cioè io non me lo immagino molto bello questo ragazzo, però insomma ha il suo fascino, cioè nella mia mente ha il suo fascino. Quindi ricapitoliamo, cosa pensi di questo libro? Allora, 4 stelle su 5, perché la trama non è originale, è come qualsiasi altro thriller, ho letto thriller molto simili a questo come trama, però posso dire che i personaggi ben caratterizzati, ad alcune cose ci si arriva facilmente, però al finale un po' meno, ci si può arrivare tranquillamente, però non è banale, ecco, non è banale, anche se l'autore dà alcuni spunti per capire chi è in realtà il nuovo assassino, perché ovviamente il vecchio è, cioè, si sa che come qualsiasi altro thriller, o quasi, il vecchio, quello del passato, c'entra sicuramente, cioè questo è una cosa palese. Come la madre, cioè scusate, ma cioè non è spoiler, giuro, si evince già da questo, ovviamente viene proprio spiegato. E anche se in realtà non viene detto specificatamente che c'entri con il nuovo, però cioè, si capisce, cioè già dalla prima riga. Comunque, allora, questo è il primo. Quindi, cioè, mettiamo via, spero che mi possa piacere. Poi passiamo al secondo, che Altrimenti muori, di James Patterson. Questo libro ha meritato 3 stelle su 5. Allora, perché un po' meno rispetto ai 5 cadaveri? Allora, partiamo dalla trama. Abbiamo come protagonista Nick, che è un giornalista, che spera di poter intervistare un giocatore di basket che si è ritirato già da alcuni anni dal basket, e sembra intenzionato a voler fare un'intervista proprio con il nostro Nick. Lui, gasatissimo, però non riesce a fare questa intervista perché questo giocatore di basket muore improvvisamente, non si, cioè, in realtà questo giocatore di basket fa capire a Nick che c'è qualcosa che non va, però non riesce a capire cosa, perché lui, questo giocatore, muore. E quindi sarà poi compito di Nick scoprire perché, per come, chi, cosa, quando, cioè tutte queste cose, nonostante non sia un poliziotto, ma semplicemente un giornalista. Allora, devo dire che cioè, mi è piaciuto, sì, abbastanza. Però
Però non ha quelle caratteristiche di un thriller che piacciono a me, perché mi piace proprio l'azione, il sangue, l'ansia, cose che ho ritrovato in questo libro, però non come mi aspettavo, non come vorrei. Quindi boh, questo è semplicemente il motivo per cui ho dato un po' meno, una stella in meno rispetto ai 5 cadaveri. Però diciamo che è comunque un libro ben valido, scritto proprio diretto. In questo caso, i capitoli sono molto molto brevi, cosa che ho apprezzato tantissimo, grazie. Mi gaso quando ci sono i capitoli molto corti, anche 1 o 2 pagine, 3, 4, cioè al massimo 4. E mi ha gasato molto, diciamo, questa cosa dei capitoli corti mi gasa sempre. L'ho letto in un pomeriggio, quindi si può tranquillamente leggere in un pomeriggio, anche se sembra grosso, ma in realtà no. È la scrittura, nonostante sia diretta, ma anche molto fluida. Ovviamente l'autore ci fa vedere anche non solo le indagini di Nick, ma anche della sua vita privata, la cosa che mi interessava di più a un certo punto, perché, cioè, e oltre che le indagini, ok, anche la sua vita privata ci interessa, perché ovviamente fa vedere anche determinate scene che in realtà ok, però ecco, la parte thriller mi aspettavo qualcosa tipo sangue, sangue, e invece non è stato così, nonostante mi sia comunque piaciuto, ecco. Quindi è comunque un libro da leggere. James Patterson, in realtà, questa è la seconda possibilità che do a James Patterson, perché avevo letto, mi sembra 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, The Store, che mi era comunque piaciuto, però devo dire che forse preferisco The Store a questo. Comunque, forse un giorno farò il confronto, però vedremo quando leggerò altro di Patterson, vedremo un po' come andrà a finire. E devo dire che alla fine ci sono rimasta tipo un po'. Cosa? Mi vuole un po' male James Patterson, nonostante si risolva tutto, perché si risolve, ecco. Però diciamo che James Patterson ha dichiarato che non gli piacciono il lieto fine. Infatti, si è visto, cioè, io tipo, cosa mi hai detto? Perché? Ok. Comunque, se non avete nient'altro da leggere, potete tranquillamente leggere Altrimenti muori, che comunque consiglio, per chi è amante del thriller, per chi appunto non ha nient'altro da leggere, perché ovviamente ci sono libri, a mio parere, ben più validi, non che questo non lo sia, anzi lo è, però diciamo che per i miei gusti forse no. Sì e no, ecco, sicuramente rientra nei miei canoni, però tra tutti i thriller che ho letto sicuramente non è il migliore, però diciamo che rientra nei miei gusti, nonostante appunto alcune cose che no, come ho detto prima. Comunque, per 8 euro sicuramente sono lì, sicuramente è una storia ben valida, cioè sicuramente per 8 euro li vale tutti, giuro, li vale tutti questi 8 euro. Thea, se proprio volete sapere, la casa editrice, dato che lo sto dicendo. E niente, spero che qualcuno di voi conosca James Patterson meglio di me, che ho letto solo 2 libri di Patterson. Vi faccio sapere nei commenti cosa ne pensa di altri libri, magari datemi un consiglio. Comunque, ora andiamo avanti con forse il thriller più bello che abbia mai letto quest'anno. Non che ne abbia letti tanti in realtà, però, regà, cioè, questo forse dedicherò una recensione un po' più dettagliata, un book talk, ecco, come dicevo all'inizio del video. Qua non farò spoiler, ovviamente, come già dicevo, però voglio fare un book talk su questo libro che vi sto per mostrare, e sarà lì un book talk dove ve ne parlerò proprio specificatamente. Comunque, il libro in questione è Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen, che regà, cioè, non ci voglio manco credere a quello che ho letto, non ci voglio credere, perché c'è chi ci vuole credere? Nessuno. Cioè, allora, io l'ho comprato per 8 euro, sempre la Thea, per la copertina. Cioè, guardate quanto è bella la copertina. Ovviamente qui dietro ci sono anche i suoi altri libri,
Altri titoli sono tutti molto simili come copertina. Io tipo adoro, cioè, la Thea che mi fa queste cose, grazie. Cioè, è bellissimo. E cioè, adoro. Poi ovviamente l'ho comprato perché prima di tutto è un thriller e quindi io, cioè, già dall'anno scorso mi sono posto l'obiettivo di leggere più thriller. Però regà, cioè, anche la copertina non scherza. Dai, chi non comprerebbe questo libro solo per copertina, cioè tu immagina. Poi per 8 euro, regà, cioè 8 euro forse sono pochi per questo libro meriterebbe veramente, cioè io l'avrei comprato anche a 80.000 euro, cioè praticamente mi sarei venduto un rene. Però naturalmente se qualcuno non conosce trama, non conosce niente, non conosce l'autrice, giustamente non comprerebbe mai un libro a un prezzo molto elevato se non è molto convinto di comprarlo. Io vi convincerò a comprare questo libro, non solo adesso, ma anche nel book talk che farò più in là. Comunque, allora, partiamo dal presupposto che la trama c'è, tipo, perché? Cioè, io ho paura di raccontarvi questo libro nella trama perché vorrei non fare spoiler, però non è possibile non fare spoiler. Non è possibile. Comunque ci proviamo. Quindi, casa editrice Thea, 8 euro. Regà, attenzione adesso alla trama. Allora, Maura è a una conferenza di lavoro dove incontra un suo ex compagno delle superiori, anche lui diventato medico, entrambi medici, che le propone di andare a fare un weekend con lui e alcuni suoi amici e sua figlia. Lei accetta, nonostante non aveva buoni rapporti con questo compagno già dalle superiori, però diceva, sto da sola, chissà, vado. Nonostante anche che lei abbia una relazione clandestina con un prete, quindi lei dice, vabbè, tanto sto pure a litigare con il fidanzato, figurati che me frega. Quindi ci va, però purtroppo rimangono incastrati nella neve perché è inverno, loro sono andati in montagna a fare questa gita, scelta più sbagliata non la potevano fare perché rimangono bloccati, non sanno come tornare indietro perché c'è la neve molto alta, erano andati appunto a sciare se non ricordo male. Si fa buio perché, cioè, rimasti bloccati là, non sanno come tornare indietro perché hanno preso una strada sbagliata perché il navigatore le ha fatto sbagliare strada perché lo danno la colpa al navigatore perché, cioè, sempre colpa del navigatore. I cellulari non prendono più, quindi ciao. E cercano rifugio, ma cioè, scelta sbagliata, parte 2, è meglio che rimanevate nella neve, perché poi lì scoprono cose che non dovevano scoprire e succede il pandemonio, ma proprio, cioè, le cose, cioè, le peggio cose, giuro. E sta a voi scoprire poi cosa scopriranno, come andrà a finire, bene o male, cioè, non si sa, cioè fino all'ultima pagina io tipo non ci speravo proprio per niente. Però cioè, regà, cioè 5 stelle se le merita, giuro, perché allora l'autrice ti mette un'ansia pazzesca, cosa che io amo dei thriller, cioè questi devono essere i thriller veri, ma scusate la luce, però fa riflesso. E cioè l'autrice ti mette un'ansia pazzesca, una voglia di continuare a sapere cosa succederà, cioè poi ovviamente spiegano sia cosa succede a Maura da una parte, che lei è in mezzo alla neve, in mezzo alle montagne, insieme a questo suo amico e il gruppetto. Poi dall'altra parte ovviamente fa vedere giustamente la visione anche di Daniel, il prete con cui ha una relazione clandestina, e la sua amica che fa la poliziotta e il marito che lavora all'FBI. E quindi ci sono queste due parti che tipo, tu vorresti dire no, è tutto sbagliato perché ovviamente da una parte se ti fanno vedere Maura, dall'altra ovviamente ti fanno vedere la sua amica che in realtà non sa niente, però non ti spiega in realtà, cioè non te lo spiega perché dalla parte della sua amica ti dice una cosa e tu ti rimani tipo aspetta, ma questo non me l'hai detto però, cioè me lo stai di mo, ma cioè. Cosa? Cioè, ti fa credere davvero che sia successa quella cosa quando in realtà poi te lo smentisce, cioè.
Però vabbè, è meglio che ci fermiamo qua perché potrai fare veramente degli spoiler, perché c'è ogni cosa che si dice è spoiler. E quindi, cioè, scusate, ma non posso darvi ulteriori informazioni. Comunque, più di questo non posso dirvi. Se volete convincermi ancora di più, seguitemi nel BookTalk che farò ovviamente molto a breve, perché ho bisogno di parlarne. E io ho dovuto aspettare qualche giorno prima di parlare di questo libro perché, cioè, mi sono dovuta riprendere un attimo perché bisogna riprendersi da questo libro, soprattutto dalla metà in poi, cioè io tipo certe cose che vi fa leggere, cioè certe cose che poi sembra anche di vivere questa esperienza. Questo libro, l'autrice ve lo fa vivere proprio, quindi. Adoro. Poi c'è un personaggio in particolare che io ho amato, che non vi posso dire chi è perché c'è già troppo che vi sto a dire che c'è, che io ho amato perché è un ragazzo che combatte, che sopravvive, e sa un sacco di cose, ma non vuole che gli altri vivano la stessa situazione, quindi cerca di aiutare Maura, cerca di non dirgli troppo della sua famiglia perché non vuole che gli altri soffrano come lui ha sofferto, e cioè fa una tenerezza immane, fa una tenerezza immane. Poi io me lo immagino. Avete presente il nonno di Heidi? Ecco, così, però un po' più giovane, ecco, semplicemente, da ragazzo, il nonno di Heidi da giovane, ecco. E, ok, basta parlare di questo libro, cioè compratelo, 5 stelle su 5, anche 80.000 euro, come dicevo prima, vendetevi un rene per comprare Il silenzio del ghiaccio perché merita di essere letto da più persone possibili e io ovviamente comprerò anche gli altri libri di Tess, la mia amica, ormai mia amica, come ogni autore di libri che mi sono piaciuti tanto. Credo che sia adesso il migliore che abbia mai letto, però aspettiamo perché il 2020 è appena iniziato, però sicuramente rientra tra i miei preferiti del 2020, sicuramente. Ok, allora poi l'ultimo che ho letto di recente, che è un thriller di un'autrice italiana che vi ho già citato una volta, però adesso l'ho letto e quindi ve ne posso parlare finalmente, dopo anni, sì, dopo mo vi spiego. E sto parlando di Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti, che è sempre casa editrice Thea, ma questa volta con prezzo speciale 5 euro. Cioè, raga, 5 euro si può fare. Allora, di cosa racconta? Ovviamente racconta di Teresa Battaglia, che è una nuova protagonista, perché da quello che ho capito ci saranno anche altri libri concentrati su Teresa Battaglia. Questo libro è autoconclusivo, non vi preoccupate, però secondo me per conoscere meglio la protagonista ovviamente è meglio partire dal primo, quindi da questo che credo sia ancora l'unico pubblicato. Però ripeto, cioè, per 5 euro secondo me vale comprarlo, vale leggerlo, poi non è grandissimo, quindi si può leggere tranquillamente, sono 360 pagine. E quindi scopriamo chi è Teresa Battaglia, scopriamo i suoi segreti, scopriamo come si comporta il suo lavoro, perché lei è una poliziotta. E quindi niente, ecco, in realtà questo è molto il succo, molto in generale. E che vedevo lì? Cioè, anche questo libro è una pugnalata al cuore. Cioè, una pugnalata perché l'autrice ci fa entrare in un'indagine che, tipo, cosa? Ovviamente anche lei ci dà alcuni indizi per arrivare alla conclusione, anche se non è così scontata neanche in questo caso, però diciamo che arriviamo alla fine delle indagini, che sicuramente ne sappiamo quanto Teresa, quindi anche Teresa è abbastanza informata, anche se in realtà, ripensandoci, noi ne sappiamo un pelino di più rispetto a Teresa, perché l'autrice in questo libro ci fa vivere anche alcuni flashback, quindi ci fa capire, magari c'è alcune informazioni, come sono andate realmente le cose.
E quindi Therese dovrà affrontare un'indagine sicuramente di alcuni bambini che vengono trovati morti, non si sa come, perché, quando, e saprà che poi il motivo, saprà che cosa è successo in realtà in passato, cosa che non vi dico perché è spoiler, però sicuramente è un libro ben valido, ci dà le informazioni giuste per arrivare alla conclusione, ma non abbastanza per capire cosa è realmente successo, cosa è successo veramente, perché le nostre informazioni arrivano a un certo punto. Quindi arriviamo al punto da dire, cioè sì, mi hai detto queste cose, quindi ho capito cosa è successo, quindi cosa potrebbe scoprire anche Teresa, quindi cosa ha successo dopo, cioè non te lo dice, cioè arrivato a un certo punto e tu uno pensa, sì vabbè, ma la cosa più importante non me l'hai detta, perché ti dà una bella infarinatura di ciò che è successo, quindi ti fa vedere tutto quello che poi Teresa scoprirà per l'indagine, e poi, cioè manca il fulcro, cioè manca una cosa soprattutto, cioè una cosa che verremo a scoprire alla fine che sarà molto rilevante, tipo perché non me l'hai fatto, cioè non ci si arriva, perché alla fine con gli indizi che ci dà l'autrice possiamo sicuramente arrivare a una parte della conclusione, anche se non ci dice tutto tramite i flashback, perché sicuramente possiamo capire cosa sta succedendo, cosa è successo, e quindi ci fa arrivare alla fine quello che poi Teresa scoprirà naturalmente, però sicuramente non è banale come i precedenti thriller che vi ho detto, sicuramente non è banale, però c'è, cioè, sicuramente un punto ci si arriva tranquillamente, però appunto manca quell'elemento che ti dice alla fine che tipo perché non me l'hai detto prima, però meglio così, perché colpi di scena a non finire. Anche su questo libro ho dato 4 stelle su 5, perché non so, mi aspettavo chissà, non lo so, mi aspettavo forse un pochino di più leggendolo, poi sicuramente le mie aspettative le ha sicuramente soddisfatte, non completano al 100%, diciamo un po' al 90-95%, quindi 4 stelle sicuramente se le merita, anche 4 stelle e mezzo. Quindi mi piacerebbe poi scoprire qualcos'altro su Teresa Battaglia in questo libro che è introduttivo a questa protagonista, che come dicevo prima vedremo in altri libri, in altre azioni, in altre indagini, ecco. E, come ci fa un po' con Jeffrey Deaver, con Lincoln Rhyme e Amelia Sachs, quello è l'intento. Ogni libro è autoconclusivo. Però per capire al meglio i protagonisti, sicuramente meglio partire dal primo libro pubblicato di quella trilogia, di quella saga, diciamo. Quindi anche in questo caso libro autoconclusivo, quindi potete comprare solo questo o solo i successivi, come vi pare a voi. Io sicuramente comprerò anche gli altri, però non lo so, sono molto abbattuta, molto triste, perché non ho approfittato subito di comprare questo libro, perché io, cioè, sarà almeno un anno e mezzo che voglio comprare questo libro. L'avevo visto, forse già da quando è uscito la prima volta nelle librerie, con la copertina rigida che costava sui 18-20 euro, una cosa del genere. Comunque, prezzo di copertina di tutte le novità a copertina rigida. Poi l'avevo visto flessibile nell'edizione tascabile, comunque quella che costa tipo sui 10-13 euro solitamente, però non lo so, me lo sono fatto sfuggire anche quello, e l'ho comprato finalmente poi questa edizione della Tea a 5 euro, quindi ora teoricamente per soddisfare i miei bisogni dovrei aspettare almeno altri 2 anni all'uscita del nuovo libro di Ilaria Tuti per aspettare che arrivi questa edizione. Però io non sono sicura che ci arrivi, non lo so, non sono sicura. Quindi o compro tutti i libri a 20 euro con la copertina rigida appena escono, oppure mi frego e vabbè, ok. Poi vabbè, questo è da tutto da vedere. Comunque, allora, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali libri thriller avete letto e quali tra questi vorreste leggere. E fatemi sapere anche
Se avete letto questi libri, qual è la vostra impressione? E se avete dei libri da consigliarmi di questi autori o un qualsiasi altro libro thriller o un qualsiasi altro libro, tanto qua abbiamo tempo da leggere. E niente, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!